Per secoli le acque della Serenissima hanno fatto da sfondo allo scambio continuo di uomini e merci tra Oriente ed Europa, e questo in periodi molto particolari, tra cui quello delle crociate. È possibile che siano stati i Cavalieri Templari a portare il Sacro Graal in Europa? Ed è possibile che lo abbiano fatto passando proprio attraverso Venezia? La via più breve per far giungere le reliquie in Europa era questa, partendo dalla Terra Santa e attraversando il Mediterraneo per poi risalire all'Adriatico, giungere fino a Venezia. Venezia dunque porta per il resto d'Europa, e per Cluny, nello Champagne. Qui Bernardo da Chiaravalle diede origine a quest'ordine con l'idea di andare oltre le nazionalità, dando inizio in qualche maniera a quell'idea di Europa che stiamo perseguendo ancora oggi. Ma quali tracce esistono del loro passaggio? Quali sono i luoghi dei Templari a Venezia? Nella chiesa di San Pietro di Castello si conserva ancora oggi il trono di San Pietro, formato da una stele araba con versetti del Corano. Secondo una antichissima leggenda veneziana, occultato al suo interno sarebbe arrivato per la prima volta in Europa il Graal, portato proprio dai Templari. Altro luogo di presenza templare in città è l'Hotel Luna, che sorge laddove esisteva un convento templare, appunto, e la chiesa di Santa Maria in Capobroglio. Il monastero fu trasformato in albergo nel corso dello stesso secolo di scioglimento dell'ordine, il 1300, e ancora oggi, a 700 anni di distanza, conserva lo stesso nome. Cave Vendramin Calergi, storico palazzo sul Canal Grande, è oggi sede del Casinò di Venezia. C'è però chi sostiene che esista un legame tra le sale della casa da gioco e l'ordine dei Templari. Quando l'ordine fu sciolto nei primi anni del 1300, molti cavalieri decisero di confluire in altri ordini, molti altri entrarono in clandestinità. Secondo la tradizione veneziana, dove oggi ci sono i tavoli da gioco, nel corso dei secoli sarebbero avvenute le riunioni segrete degli accoliti dell'ordine. Il 18 marzo 1314, Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dell'ordine dei Templari, fu arso vivo sul rogo, ma prima di morire lanciò un anatema contro i suoi persecutori, Papa Clemente V e il re di Francia Filippo il Bello. Entro un anno, disse loro, vi raggiungerete nella tomba. Non solo. Una storia racconta come, quando la testa di Luigi XVI, discendente di Filippo il Bello, nel corso della Rivoluzione francese, cadde nel paniere tagliata dalla ghigliottina, una figura imponente si sia fatta strada tra la folla e, presa in mano la testa ancora grondante, abbia detto: Jacques de Molay, sei vendicato. A conferma della presenza templare a Venezia, la grande scritta che campeggia sulla facciata d'acqua del palazzo: Non nobis domine, non nobis, come la prima parte del motto templare: Non a noi, Signore, non a noi, ma solo al tuo nome, dai gloria.